durante oggi il processo per un fatto che è avvenuto già tempo fa. Voi avevate già a lungo parlato di questo episodio e avevate, tra virgolette, detto che era un atto dimostrativo. Oggi riporterete questa stessa tesi in tribunale? Assolutamente sì, anche perché comunque davvero era palese, anche la polizia se ne era resa conto di questo. Era un segnale forte verso la nostra bambina, perché comunque aveva bisogno di sapere in cuor suo che la mamma e il papà tutto avrebbero fatto per, lei lo chiedeva, riportarla a casa. Non l'ho portata certo a casa, però ho voluto trascorrere una quotidianità che c'era negata da tanto tempo, e questo era un nostro tentativo per dimostrare questo non abbandono nei suoi confronti. Perché comunque è stato anche accennato il discorso dell'adottabilità della bambina per stato di abbandono, cosa che non credo che si possa definire così per quanto ci riguarda. Io ho sempre detto, è un dovere di noi genitori tenere duro e in qualunque modo dimostrarle o mandarle i segnali o anche solo dimostrare a chi ci deve giudicare che è solo un atto di amore e di dovere come genitore di non lasciare mai a qualunque costo. Da quanto tempo non vedono Giulia? Un anno e mezzo, tantissimo, infatti ho un cuore di mamma preoccupato, perché pertanto era molto piccolina quando è stata tolta da casa e ancora in un'età molto tenera. E purtroppo ho questo senso di gelosia, virgolettato, perché comunque chiunque si affeziona al luogo dove sei, e è un periodo di crescita per lei in cui radicano i suoi affetti. Chi non si ricorda gli odori delle prime infanzia, e per lei sono odori che dovranno diventare purtroppo estranei quando dovrà riassorbire, io spero, se la giustizia avrà il suo corso, dovrà riassorbire nella sua vera realtà, nel suo territorio, nelle sue abitudini che le sono mancate, ma che spero potrà riprendere.